Diego Armando Maradona, capitano del Napoli, per i convenevoli al centrocampo, per la scelta del campo, per la scelta del calcio d'inizio, insieme alla terna arbitrale che è formata dal direttore di gara Luigi Agnolin di Bassano del Grappa, coadiuvato dai giudici di linea Bailo e Guidi. Ecco inquadrato Careca, centravanti del Napoli e capocannoniere del campionato con 9 gol segnati in queste prime 10 giornate. In realtà per Careca si tratta di 9 giornate perché ne ha saltata una, quindi viaggia con la media di un gol a campionato. Ecco la panchina della Roma con Sormani e Lidolm, con Ettore Viola, con Fabbri, con il medico Alicicco e vedete in fondo anche Andrade che gioca, che è in panchina. Vediamo la formazione del Napoli che schiera Giuliani, Ferrara, Francini, ecco intanto la panchina con il tecnico Bianchi che torna in panchina dopo aver smaltito l'influenza che gli aveva impedito nel turno prima di Natale di essere in campo. Ed ecco Carnevale, è un laziale nato in provincia di Latina, è stato a lungo in forze di entrare nelle società minori della Roma e della Lazio, invece poi ha trovato fortuna altrove. Nel primo tempo il Napoli in maglia azzurra gioca alla destra dei vostri schermi con Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. La Roma gioca invece con Tancredi, Tempestilli, Nela, Manfredonia, Oddi, Collovati, Massaro, Desideri, Feller, Giannini e Policano. Il Napoli è secondo in classifica ad un punto dalla capolista Inter. Ecco il primo attacco della Roma portato da Massaro, con questo cross viene fermato Giannini in area di rigore. Napoli dunque secondo in classifica con 17 punti contro i 18 dell'Inter che è capolista. La Roma è in quarta posizione con 13 punti. Fermata dalla Roma la replica del Napoli, viene messo ora in azione Policano dopo il disimpegno di Manfredonia. Da Policano a Feller, Rudi Feller, che è l'unico degli stranieri che la Roma può schierare. Policano cerca di andare a un tiro, a un cross che gli viene ribattuto da Francini, quindi il centrocampo del Napoli manovra adesso servendo Careca, c'è un fallo su Careca, Agnolin assegna il calcio di punizione in favore del Napoli. Avanza Crippa, fermato da Tempestilli ma anche in questa circostanza in maniera scorretta, quindi c'è un altro calcio di punizione in favore del Napoli per il fallo subito dall'ex torinista Crippa che era in procinto di passare alla Roma quando in estate il Napoli riuscì a precedere la società giallorossa nell'acquisto dell'interessante centrocampista del Torino che ha anche debuttato già in nazionale. Ecco la punizione, il colpo di testa di Oddi che mette fuori area, raccoglie Giannini, quindi scatto in avanti di Massaro in attesa del lancio di Giannini. Ecco infatti il lancio di Giannini puntuale ma un po' troppo lungo e Renica può anticipare il numero 7 giallorosso. Due minuti e 25 secondi. Massaro, Crippa, ecco l'avanzata di De Napoli, come sempre schierato sulla fascia, intervento di Nela, quindi viene via Policano da questa mischia a centrocampo, scatto di Feller, Policano viene però fermato da Renica che commette un fallo di ostruzione e Agnolin comanda il calcio di punizione in favore della Roma per il fallo di Renica su Policano che era scattato tentando il contropiede. Ecco, vediamo di nuovo la ripetizione dell'intervento di Renica su Policano. Si batte questo calcio di punizione in favore della Roma sulla tre quarti nella metà campo del Napoli. Avanza, vedete in aria c'è Massaro insieme a Feller, Desideri,
è affiancato da Giannini. Desideri è un buon tiratore di destro, Policano un buon tiratore di sinistro. Forse viene battuta invece la punizione a sorpresa, ma Giannini manda troppo in profondità. Forse lo stesso Feller non si aspettava questo schema della punizione e tutto sfuma a fondo campo dopo 3 minuti e 50 secondi nel primo tempo. Roma e Napoli 0-0. Renica. Un rinvio di Collovati. Feller gira male perché non c'è nessuno che aveva seguito l'azione. Un rinvio di Corradini, quindi un colpo di tacco di Careca per liberare Carnevale. Ancora combinazione Carnevale-Careca, va al tiro il brasiliano, alta la conclusione del centravanti del Napoli dopo 4 minuti e 20. Bella combinazione fra Careca e Carnevale, i due attaccanti hanno condotto in tandem questa azione di attacco. Massaro. Scatto di Tempestilli, Massaro va invece a convergere verso il centro, dove viene comunque fermato irregolarmente da Fusi. Eccolo inquadrato, l'ex sampdoriano con la maglia numero 4. Battuta già la punizione, Desideri mette in area verso Feller che lavora questo pallone. Feller è controllato da Ferrara. Feller è la punta unica dello schieramento giallorosso, che non può disporre di Renato, ancora infortunato, ma ha rinunciato anche a Rizzitelli. Primo gol in Serie B, Genoa 1 Empoli 0, ha segnato qua Giotto. Un intervento di Corradini, quindi Maradona appostato al limite della sua area di rigore, cerca di scattare Crippa, la palla viene deviata da Nela e quindi va in fallo laterale per la rimessa in gioco del Napoli. Dunque qua Giotto ha portato in vantaggio il Genoa, Genoa 1 Empoli 0, Genoa che è il capolista del campionato di Serie B. Buon intervento di Manfredonia, quindi Giannini. Scatto in avanti di Massaro e di Desideri. Giannini fa venire in avanti anche Tempestilli, si è liberato molto bene Desideri, Tempestilli non lo vede, quindi l'azione attraverso Giannini passa ancora verso Massaro. Nuovamente per Desideri che si gira, effettua un cross che taglia lo specchio della porta, ma non è controllabile da nessun altro dei romanisti. Torna in difesa Tempestilli, questo episodio dopo 6 minuti del corso del primo tempo, il punteggio è di 0-0. Ecco Francini. Carnevale attaccato da Desideri, c'è un fallo su Carnevale. Ecco, rivediamo il fallo di Desideri su Carnevale. Primo gol in Serie A a Bologna, Bologna in vantaggio con un gol di Bonetti. Quindi Bologna 1, Ascoli 0, ha segnato Bonetti. Mentre ancora a terra Carnevale, ora aiutato da massaggiatore Carmando a rialzarsi. E si riprende con il calcio di punizione per il fallo di Desideri ai danni di Carnevale. Alla ripresa del gioco vediamo De Napoli. Ecco Crippa. Careca, Crippa, Tempestilli. Da Manfredonia a Massaro. Cerca di andare via lungo l'auto destro Massaro, supera Crippa e poi viene fermato invece da Francini in fallo laterale. Ecco un altro ex torinista, ce ne sono almeno tre, Corradini, Francini e Crippa nel file del Napoli in questo momento. Ancora fermata irregolarmente l'azione, questa volta di Giannini, capitano della Roma, centrocampista della Nazionale, guadagna dunque questo calcio di punizione che sta per battere Stefano Desideri. Sulla battuta di Desideri molto bassa, Corradini mette fuori area,
c'è un fallo su Careca e c'è quindi calcio di punizione fuori del Napoli, già battuto. Giannini cercava inutilmente di carpire quella palla a centrocampo. Maradona, combinazione con Careca, ancora tentativo di scambio fra i due sudamericani, la palla schizza comunque a Crippa, ecco Massaro, Giannini, Manfredonia, Tempestilli, Oddi. La Roma è schierata con la difesa a zona, quindi i centrali sono il numero 5 Oddi, il numero 6 Collovati, sulla fascia destra il numero 2 Tempestilli, sulla sinistra il numero 3 Nela. E proprio Nela ha servito Policano, che ha a sua volta ceduto a Giannini. Dal capitano l'azione si sposta verso Tempestilli, fallo su Policano. Barletta 0 Parma 1, Barletta 0 Parma 1. C'è un fallo dunque di De Napoli su Policano, che ha originato questo calcio di punizione in favore della Roma. Un po' più vicina rispetto alla punizione di prima, Policano potrebbe anche tentare la conclusione direttamente in porta. Ecco infatti che vediamo dietro Giannini proprio Policano, ma Giannini ancora preferisce il lancio in area e anche in questa circostanza senza esito. Careca, servito da Fusi, poi Careca manda al centro dove Carnevale viene anticipato, Renica cerca di anticipare Feller, poi va in supporto Ferrara e fra Renica e Ferrara fermano il tedesco appoggiando a Giuliani, il cui rilancio mette in movimento proprio Diego Maradona. Crippa, attaccato da Tempestilli, Crippa resiste, evita la carica, serve De Napoli. Fusi, Careca, ancora verso Fusi, quindi a Maradona. Va via bene Maradona, superando i dribbling gli avversari, poi serve verso Carnevale che viene anticipato, raccoglie Giannini e cerca subito di far scattare il contropiede appoggiando su Feller che supera un avversario, ma il secondo, che è Renica, lo mette a terra. Feller aveva superato Ferrara e c'è stato l'intervento invece di Feller su Feller. Rivediamo Feller che ha la meglio su Ferrara, in palleggio cerca di andare via e il libero Renica lo mette a terra. Ancora un calcio di punizione in favore della Roma, ancora più vicino al limite, vediamo se questa volta Giannini preferirà innescare i suoi tiratori o ancora cercare un appoggio in area. Un po' lontana dallo specchio centrale questa punizione, un po' troppo verso il limite, ecco comunque che va al tiro Policano, forse questa era la posizione peggiore per poter tentare la conclusione. Dal fallo laterale c'è la rimessa in gioco dello stesso Giannini che pesca molto bene Massaro in area, palla che stava andando verso il fallo laterale e il fallo di fondo verso il calcio d'angolo dopo aver carambolato sul corpo di un difensore del Napoli, ma l'arbitro ha fermato il gioco comandando un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli, fischiando le proteste di Massaro che forse aveva reclamato pretendendo un calcio di rigore o qualcosa del genere, quindi si è ripartiti con una punizione in favore della difesa del Napoli. Da Francini a Crippa, Careca, Carnevale, sul quale c'è un fallo da parte di Collovati, ecco inquadrato proprio Fulvio Collovati, e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo De Napoli che batte questa punizione. Giornata tiepida e molto luminosa. Ecco la punizione verso Careca, colpisce di testa anche Massaro e ancora Crippa, rimane in fuorigioco Carnevale, si riprende con il calcio di punizione battuto da Tancredi che ha servito subito Massaro, quindi Manfredonia.
Oddi Manfredoni ha intercettato Careca, ma arriva in tempo utile per recuperare Nela, che mette in movimento Giannini. Massaro, Tempestilli, intercetta Manfredonia fermando l'azione probabile, possibile, tentata dal Napoli. Massaro. Giannini mantiene in campo la palla servendo all'indietro Tempestilli, quindi Oddi. Desideri. Tenta l'affondo personale Desideri, si incunea con successo fra due avversari, poi in profondità verso Policano, la cui girata raso terra finisce fuori. Il tiro di Policano in combinazione con Desideri, dopo 14 minuti e 15 secondi dal corso del primo tempo, il punteggio è sempre di 0-0 all'Olimpico fra Roma e Napoli. Vediamo Giuliani che si accinge al rinvio verso Ferrara, il giocatore che Bianchi ha destinato al controllo di Feller, ecco De Napoli mentre si sposta in avanti Corradini, buon anticipo di Nela, quindi Policano serve Feller, doppia marcatura sempre su Feller, c'è sempre Ferrara più un altro giocatore, spesso Renica o talvolta qualcun altro, per raddoppiare sempre la marcatura in, diciamo in maniera quasi fissa su Feller. Viene in avanti Manfredoni che vince un paio di rimpalli, poi Renica va a spazzare l'area di rigore, ma controlla Tempestilli. Oddi. Giannini. È sbagliato il passaggio di Giannini e serve proprio involontariamente De Napoli. Careca. Arriva Corradini. Careca. Anticipo da parte di Collovati che precede Crippa toccando all'indietro verso Tancredi che restituisce allo stesso Collovati. Nela. Manfredonia. Oddi. Tempestilli. Feller fa la torre molto bene per Massaro. Un po' solo Massaro riesce ugualmente a recuperare la palla, regola del vantaggio per Policano, per Desideri, fermato molto bene da un intervento della difesa proprio al limite dell'area di rigore. Fermata l'azione di Desideri, Napoli cerca subito poi la replica affidandola a Carnevale. Crippa. In profondità, ma c'è l'anticipo da parte di Oddi, quindi Massaro, Oddi, Tempestilli, Giannini. Atalanta in vantaggio con De Patria sul Como, 1-0 dell'Atalanta sul Como nel derby lombardo di Bergamo. Avanza e crossa Nela verso Massaro, arriva a colpire di testa, alta la conclusione dell'ex milanista. Colpo di testa di Massaro sul cross di Nela dopo 16 minuti e 50 secondi. Dunque Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Como con un gol di De Patre. Manfredonia vince il tackle, poi serve, cerca di servire in profondità a Föller che viene anticipato da Renica. C'è un fallo su Crippa da parte di Massaro. E si autoaccusa immediatamente del fallo, andando a cercare prontamente di ristabilire la calma, la serenità e la sportività. Batte Renica questo calcio di punizione in favore del Napoli, con la collaborazione dello stesso Crippa, ancora poi il rinvio di Renica, il colpo di testa da parte di Oddi, quindi Nela spostato irregolarmente da Maradona e quindi calcio di punizione in favore della Roma. Da Tempestilli a Massaro. Desideri. Collovati. Oddi. Vengono in avanti i due difensori centrali, si richiude il Napoli. Lungo il lancio per Massaro, ben controllato
in questa circostanza da fusi e quindi c'è poi lo scontro. Vediamo intanto che il guardalinee viene richiamato per segnalare forse qualche sostituzione che deve essere fatta, e vediamo infatti movimento sulla panchina del Napoli e vediamo che in effetti sta per essere effettuato questa sostituzione e sta per entrare nel Napoli Carannante. Ecco dunque Carannante che è entrato in campo adesso al 19° minuto del primo tempo. Ecco un lancio di Renica, ha intercettato Massaro, anzi Desideri. Da Desideri a Manfredonia, Collovati, Desideri, Giannini, Tempestilli, anticipo da parte di Carannante, Careca, Maradona verso De Napoli, fa proseguire Corradini, anzi Francini, quindi Careca, ecco che arriva ancora De Napoli. C'è un fallo di Collovati su De Napoli, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Maradona. Un fallo questa volta di Maradona su Feller. Battuta la punizione, vediamo venire in avanti Giannini, si allarga Massaro, si sposta Desideri, Giannini cambia il gioco servendo Policano. Sulla sinistra c'è Nela che si profila in avanti, Policano serve in profondità Feller, fa venire in avanti anche Manfredoni che cambia il gioco per Tempestilli, anche lui avanza sul settore destro. Non passa Tempestilli fermato da Carannante. In Serie B Piacenza 1, Padova 0, ha segnato Iorio. Giannini non riesce la combinazione con Massaro, intuita invece da Crippa, quindi Maradona che fa carambolare la palla su Giannini, guadagna una rimessa laterale a favore del Napoli. Ecco Carannante, Renica, il portiere Giuliani, due portieri finora non sono stati mai chiamati in causa. Fusi, Renica, per Careca, tenta lo spunto Careca, manca la triangolazione perché si chiude a riccio la difesa della Roma. Policano, tutto mancino, Policano ha difficoltà a controllare la palla sul settore destro, comunque ci riesce, poi Massaro fa proseguire Giannini, possibilità di contropiede con Feller, Feller in area, sempre due avversari sul tedesco, cerca di liberarsi, poi sbaglia il passaggio verso Massaro, sfuma un'azione in contropiede della Roma. Questo episodio al 22° del primo tempo, col punteggio sempre di 0-0 fra Roma e Napoli. Ecco inquadrato Desideri, la rimessa in gioco mette in movimento Emilio Oddi. Giannini, Tempestilli, Massaro ancora verso Tempestilli, Manfredonia, Giannini, Nela, verso Policano che viene però anticipato da De Napoli, affiancato da Fusi, in avanti c'è Corradini, va al cross ugualmente Nela, interviene tranquillamente però il portiere Giuliani sul cross di Nela. Carnevale, da Maradona a Crippa, Crippa in avanti, questo è Corradini, Fusi, Maradona, Careca, anticipo di Tempestilli, quindi Massaro
Oddi, cambiato il gioco verso la sinistra dove ci sono Pulicano e Nela. I due mancini in combinazione, arriva però in supporto anche Giannini. Nela. Ancora Nela. Oddi. Tempestilli. C'è un fallo su Tempestilli e c'è un calcio di punizione commesso da Carannante. Punizione di Giannini per Manfredonia. Ribatte Maradona. Manfredonia recupera con la collaborazione soprattutto di Oddi. Tempestilli, bella triangolazione, un po' troppo lungo il passaggio di ritorno di Massaro verso Tempestilli, l'azione sfuma oltre il fallo laterale. Vediamo Feller, il rinvio di Giuliani verso Corradini. Corradini si è portato ora a fare il terzino sulla fascia destra, Carannante a sinistra e Ferrara è al centro su Feller dopo l'uscita di Francini e l'ingresso appunto di Carannante con numero 14, cambio che è avvenuto al 19esimo circa, uscita di Francini per Carannante con Corradini che ha il numero 5 ma adesso gioca in prevalenza sulla destra. Carannante entrato col 14 gioca sulla sinistra e Ferrara con il numero 2 gioca in pratica da centrale, da stopper, perché è il giocatore che controlla Feller che è l'unica punta effettiva dell'attacco romanista. 25 minuti e 45 secondi del primo tempo, 0-0, il Napoli batte confusi questa punizione che mette in movimento Maradona. Da Maradona a Careca, ancora verso Maradona, combinazione di due sudamericani, slalom di Maradona fermato scorrettamente da Tempestilli, un calcio di punizione in favore del Napoli ancora. Rivediamo il primo intervento di Massaro, poi di Manfredonia, ma poi quello scorretto è quello di Tempestilli. Parte Maradona verso Careca, poi la rovesciata da parte di Oddi, riprende ancora Crippa. Ancora Crippa, ma interviene Feller a dare una mano alla difesa per sbrogliare questa situazione. Nela poi cerca di mettere in movimento ancora Massaro per far scattare il contropiede. Massaro viene anticipato, non c'è contropiede, il servizio invece dalla parte opposta per Maradona. Fermato ancora Maradona da Desideri, anche in questa volta l'arbitro ha ravvisato la scorrettezza del romanista, c'è un altro calcio di punizione in favore del Napoli. Abbiamo rivisto il fallo di Desideri su Maradona e quindi ancora questo calcio di punizione. Giannini, Pulicano, Desideri e Manfredonia che si allontana comunque nella barriera davanti a Maradona. Anche Feller arretra. La punizione di Maradona, il colpo di testa tentato con successo da parte di Ferrara, ecco inquadrato Ciro Ferrara che va a recuperare la sua posizione difensiva. Si era spinto in avanti Ferrara, puntuale all'appuntamento con il pallone servito lungo da Maradona sul calcio di punizione. Da Oddi a Giannini adesso. Pulicano. Oddi, Tempestilli, si difende bene Giannini, collabora Pulicano, ancora Giannini, indietro verso Tempestilli, c'è un fallo di Careca su Tempestilli
e c'è il calcio di punizione in favore della Roma, battuta la punizione a beneficio di Policano che fa proseguire sul settore sinistro Nela. Massaro, intervento di Fusi con la palla che finisce in fallo laterale e quindi la rimessa in gioco in favore della Roma. Lancio di Giannini verso Policano, verso Feller, ancora Feller gira a beneficio tentando di mettere in movimento Nela o Policano. Maradona controlla molto bene, Maradona aspettando che arrivi qualche compagno, ma arriva invece in anticipo Massaro, gli toglie la palla e quindi collabora questa azione di intercettamento anche Nela, che recupera il pallone per la Roma, imposta su Giannini affiancato da Collovati. Giannini fa proseguire Massaro che si è spostato a sinistra, Massaro a sinistra, Policano a destra, e la mossa con cui si sono modificati le posizioni in campo i due giocatori. Ferrara ferma ancora Feller, nuovamente in fallo laterale. Manfredoni ha cercato di rifinire questo traversone in aria, ha intercettato Renica e ne scaturisce il primo calcio d'angolo della partita. Siamo intorno alla mezz'ora ed è il primo angolo, viene battuto in favore della Roma, Policano salta, viene preceduto, c'è Maradona pronto al vertice dell'area per rilanciare i suoi, ma una palla deviata da Manfredoni ferma subito il primo abbozzo di contropiede da parte del Napoli. Giuliani, Carannante, sono due squadre che tatticamente preferirebbero potersi esprimere in contropiede, quindi sono molto prudenti, non escono mai all'avventura e cercano appunto di restare accorte ad aspettare che si aprano dei varchi. Buon pallone per Desideri, lo gira, Policano va al tiro ed è centrale, forse la migliore azione della Roma con il tiro finale di Policano, centrale e molto debole, che Giuliani ha potuto controllare. Maradona nella replica del Napoli, lo ferma Nela, riprende Careca, avanza Fusi. Buon anticipo, ma è scorretto, giocato scorretto l'intervento di Manfredoni e quindi c'è il calcio di punizione che Agnolin ha assegnato al Napoli. Rivediamo il lancio di Fusi, l'intervento di Manfredoni su Maradona e il calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Renica, che è un buon tiratore, anche lui è un mancino, quindi è una posizione in cui sia Maradona che Renica possono tentare direttamente la punizione in porta. C'è Maradona, più dietro c'è Renica, mentre vediamo Careca e Crippa che sono in avanti nell'area insieme a Carnevale. Punizione di Maradona controllata da Tancredi, anche questa senza troppi problemi, la palla è arrivata abbastanza smorzata, innocua, come quella di Policano di poco fa nell'azione più pericolosa della Roma. Desideri cerca il lancio in profondità per Feller, sul quale c'è Ferrara che lo ferma irregolarmente, l'arbitro ha già segnato il calcio di punizione in favore della Roma per il fallo di Ciro Ferrara su Rudi Feller. Vediamo Nela che si appresta a battere questo calcio di punizione. Ecco sullo spiovente il colpo di testa tentato da Manfredoni. Fuori area c'è Maradona affiancato da Careca. Ecco che Maradona fa venire in avanti la squadra.
con Crippa, incrocia Careca, prosegue il brasiliano che cambia il gioco dalla parte opposta, Massaro però protegge l'intervento di Tempestilli nei confronti di Andrea Carnevale, il numero 11 del Napoli si era lanciato sul capovolgimento di fronte. Giannini. Pisa in vantaggio sulla Lazio per 1-0 con un gol di Incocciati. Pisa 1, Lazio 0. Siamo giunti intanto all'Olimpico al 34esimo del primo tempo, 0-0 fra Roma e Napoli. La Roma batte un calcio di punizione. È sempre Giannini che copre la palla. Vediamo quale sarà questa volta la soluzione. Dietro c'è Policano che ora si è comunque allontanato. Policano se n'è andato, quindi ci si attende il cross in area. In un'area affollatissima e azione che si esaurisce senza problemi sul fondo. Era stato Collovati, eccolo inquadrato, mentre va a recuperare la posizione difensiva. Collovati, giocatore che aveva tentato la deviazione. Careca. Carnevale, Ferrara, Renica, Corradini, c'è un fallo di Manfredonia su Maradona e ancora c'è un calcio di punizione in favore del Napoli, partita finora estremamente corretta. Anche se Francini è dovuto intervenire. Francini è stato sostituito da Carannanta al 14esimo proprio perché infortunato in uno scontro di gioco. Comunque corretto, c'è ora un fallo forse su Feller, in effetti è così. Feller che stava facendo partire il contropiede. Ecco inquadrato Fusi, che reclama di essere intervenuto sulla palla, che l'intervento è avvenuto sulla palla, ecco infatti l'avete rivisto, era stato Fusi. Intanto le immagini tornano dal vivo, Manfredonia per Policano, fermato da Corradini. Renica. Fusi. Maradona, anticipato Maradona, palla regolarmente a Crippa ma che sbaglia a sua volta il passaggio e Collovati serve all'indietro Tancredi. Tempestilli, Giannini, Collovati, Nela, Collovati, Giannini, anticipo di Ferrara su Feller, riprende però Giannini, Nela, scatto Giannini e Nela lo vede, lo serve molto bene, Giannini cerca di andare sul fondo per effettuare il traversone, gli viene impedito da un intervento di Fusi e quindi l'arbitro assegna il calcio di punizione in favore della Roma, una specie di corner corto. A Verona, Fiorentina in vantaggio con un rigore trasformato da Baggio, calcio di rigore per un atterramento di Mattei, ha tirato il rigore Baggio e ha segnato. Verona 0, Fiorentina 1. Vediamo la punizione in favore della Roma, c'è Giannini che batte, molto angolato, il colpo di testa fuori da parte di Collovati. Poi l'arbitro comunque ha segnato il calcio d'angolo, Collovati forse reclamava un calcio di rigore. Taranto 0, San Benedettese 1. Batte l'angolo la Roma. Pericolosissimo colpo di testa di Feller
con palla che schizza anche sulla traversa e probabilmente anche da un altro giocatore. Ma l'ultimo tocco è stato quello del romanista, quindi si riprende con la rimessa dal fondo di Giuliani e Carannante, dopo che la Roma è stata pericolosa con una punizione di Giannini, quasi un calcio d'angolo, colpo di testa di Collovati, deviato in calcio d'angolo ancora, e sulla battuta dalla bandierina, un colpo di testa di Feller che è schizzato sulla traversa. Maradona, Crippa, Collovati lo precede, Policano cerca di innestare ancora un contropiede, ma Giuliani, protetto da Renica e Ferrara, anticipa il possibile tentativo di Feller, quindi Corradini lascia De Napoli. Renica, intervento di Tempestilli su Carnevale, calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Maradona che batte il calcio di punizione, Carnevale, Careca vanno in area. Va a terra in tuffo Manfredonia per colpire di testa e rinviare. Fuori area vediamo ancora Maradona, servito da Carannante, e Massaro mette in fallo laterale. Ecco Carannante che dal 19° ha preso il posto di Francini, infortunato, in uno scontro di gioco, probabilmente quello con Desideri. La punizione è finalmente battuta da Tempestilli, dopo che Maradona aveva cercato di disturbare la rimessa in gioco, ma la partita, ricordo, è finora estremamente corretta, molto sportivamente disputata dalle due squadre. C'è un fallo su Policano, è stato Corradini, Corradini in pratica è il controllore di Policano, viene servito proprio Policano, ma arriva però in maniera un po' ritardata Desideri per andare alla conclusione, infatti il suo tiro è un po' sporco, non colpisce bene la palla, azione che si esaurisce anche questa replica del Napoli per la palla intercettata da Manfredonia che mette in movimento Policano. Si libera Policano in qualche modo degli avversari, si porta la palla sul sinistro, entra in area, poi fa proseguire Giannini e c'è un fallo su Giannini, azione che comunque prosegue, Giannini non viene giudicato scorretto dall'arbitro l'intervento su Giannini, che anzi l'arbitro ha mimato una irregolarità del giocatore, cioè un tuffo del giocatore. Quindi l'azione è proseguita fuori dell'area di rigore, la partita sugli sviluppi di questo episodio ha accennato anche a innervosirsi. Vediamo Massaro che fa giustamente da paciere. Tempestilli e Carnevale ugualmente vanno a far pace. Vengono ammoniti Carnevale e Tempestilli, entrambi. Adesso si riprende con un calcio di punizione in favore della Roma. Giannini ha scambiato con Tempestilli, anticipato Massaro. Palla che finisce però in fallo laterale prima che Careca possa intervenire. Rimessa in gioco di Massaro. Per Feller, alle prese con Ferrara. Feller difende molto bene la palla, mette al centro dove viene anticipato Desideri da un intervento all'indietro di Corradini che tocca all'indietro e riesce a servire in maniera innocua il proprio portiere, dopo che c'era stato questo pericolosissimo cross di Feller che aveva servito
al centro, non c'era nessuno, ma l'arbitro comunque ha fermato il gioco, ora assegnando un calcio di punizione in favore della Roma per un episodio che era sfuggito ai più. Vediamo Policano e Giannini sulla palla, vediamo se questa volta Policano cercherà di innescare il sinistro di Policano. C'è Desideri che va a far disturbo in una barriera munitissima, il tiro di Policano, la bella risposta di Giuliani, grande punizione di Policano e grande risposta di Giuliani. Si conferma che forse Giannini avrebbe fatto meglio nelle occasioni precedenti a cercare il tiro sia di Policano che di Desideri piuttosto che cercare dei palloni in aria abbastanza inutili. Lo stesso Maradona ha battuto in effetti così la sua punizione. Ecco gli sviluppi del calcio d'angolo, il colpo di testa di Fusi, riprende però Massaro per Nela che va sul fondo, cerca il cross, colpo di testa di Desideri schiacciato, ma Giuliani ancora molto attento, molto vigile e controlla bene la palla che diventava pericolosa proprio perché Desideri l'aveva fatta picchiare sul terreno a poca distanza dalla linea della porta. Replica il Napoli con Maradona. Crippa, recupero di Manfredonia su Crippa e viene giudicato irregolare l'intervento del numero 4 giallorosso, che riteneva invece di aver colpito il pallone, cioè di essere entrato sul pallone. Comunque la rimessa in gioco è in calcio di punizione. Finisce intanto il primo tempo a Torino, 0-0 fra Torino e Juventus e 0-0 anche fra Milan e Sampdoria a Milano. E 0-0 anche fra Lecce e Inter al termine del primo tempo. 45 minuti e 29 secondi, si gioca ancora all'Olimpico ed è sempre 0-0 il punteggio fra Roma e Napoli. Policano cerca la triangolazione, ma l'arbitro interviene, ferma il gioco, finisce anche all'Olimpico il primo tempo. 0-0 fra Roma e Napoli al termine di un primo tempo non esaltante che si è leggermente ravvivato sul finale e che finora ha vissuto soprattutto sui calci di punizione. Entrambe le squadre cercano di sfruttare il contropiede, ma nessuna delle due è intenzionata a rischiare troppo. A risentirci fra un quarto d'ora circa. Carannante. La Roma ha iniziato con Tancredi, Tempestilli, Nela, Manfredonia, Oddi, Collovati, Massaro, Desideri, Feller, Giannini e Policano. C'è stato un infortunio a Nela che si sta rialzando. Vediamo i parziali sugli altri campi di Serie A e B. Atalanta 1, Como 0, gol dell'esordiente De Patre. Bologna 1, Ascoli 0, gol di Ivano Bonetti. Verona 0, Fiorentina 1, gol di Baggio su calcio di rigore. Juventus e Torino 0-0, Lecce e Inter 0-0, Milan e Sampdoria 0-0, Pescara Cesena 0-0, Pisa 1, Lazio 0, gol di Incocciati, è stato espulso il difensore della Lazio Gregucci. In Serie B Avellino e Catanzaro 0-0, Cosenza e Bari 0-0, Regina e Messina 0-0, Ancona e Licata 0-0, Barletta 0, Parma 1. Brescia Cremonese 0-0, ma in apertura di ripresa Cremonese in vantaggio con un gol di Eddie Bivi, quindi attualmente Brescia 0, Cremonese 1. Genoa 1, Empoli 0. E all'inizio di ripresa però pareggia l'Empoli, quindi attualmente Empoli 1, Genoa 1, Empoli 1. Piacenza 1, Padova 0, Taranto 0, San Benedettese 1, Udinese e Monza 0-0. Intanto c'è stato a Pescara un calcio di rigore in favore del Pescara, ha tirato Gasperini, ha segnato, ma l'arbitro sta facendo ripetere, quindi il punteggio è ancora a Pescara e Cesena 0-0, ma c'è ora un calcio di rigore. Intanto seguiamo questa azione d'attacco della Roma, palla verso Policano, le prese con Ferrara che ha la meglio, ma dietro subentra Nela. Desideri, ha segnato Gasperini, quindi attualmente Pescara 1, Cesena 0, gol di Gasperini.
su calcio di rigore, vediamo Maradona che viene fermato da Manfredonia, Carnevale ancora verso Maradona, fermato nuovamente da Manfredonia, subentra nell'azione nuovamente Carnevale, fallo di Manfredonia su Carnevale, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli, decretato dall'arbitro dell'incontro che è Luigi Agnolin di Bassano del Grappa, che dirige con la collaborazione dei Guartaline, Bailo e Guidi. Rivediamo il fallo di Manfredonia su Carnevale, mentre vediamo anche Maradona che sta per battere il calcio di punizione. La punizione di Maradona, il colpo di testa di Carnevale con palla che finisce fuori, bella deviazione di Carnevale sulla punizione di Maradona, mentre vediamo anche Careca. Da Massaro a Giannini, Tempestilli, ancora verso Massaro, pronto a girare verso il centro dove Corradini precede Föller, ancora rimane in fuori gioco Föller sul lancio di Giannini. Si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Nel primo tempo c'è stata una leggera supremazia da parte della Roma che ha forse costruito qualcosa di più in attacco, le due squadre sono però estremamente prudenti e cercano di non rischiare troppo, entrambe gradirebbero potersi esprimere in contropiede ma entrambe evitano di esporsi troppo al contropiede appunto degli avversari. De Napoli, Crippa verso Maradona, mantiene il possesso della palla Maradona, poi effettua un lancio in profondità troppo lungo, esce tranquillamente Tancredi, anticipa Careca, mette in movimento Massaro che va via in tandem con Tempestilli sulla fascia destra, servito Giannini, possibilità di triangolazione, Giannini non riesce a far pervenire la palla verso Massaro, poi è Carannante, subentrato al 19esimo del primo tempo al posto di Francini che fa smorzare l'azione, quindi ancora Carannante, Renica, Crippa. Maradona, Careca, Oddi, dietro c'è ancora Carannante, quindi c'è un recupero da parte di Massaro che impedisce a Careca e agli altri napoletani di proseguire l'azione. Ha servito indietro Tancredi che ha messo in movimento Nela, da Nela la palla a Lionello Manfredonia. Nela. C'è una spinta a Corradini da parte di Föller e quindi c'è il calcio di punizione fuori del Napoli. In questo secondo tempo sembra che sia Corradini il giocatore che controlla Föller, mentre nel primo tempo era stato Ciro Ferrara a marcare il centravanti tedesco. C'è ora un fallo su Maradona, c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. 6 minuti e 34 secondi di gioco nel corso della ripresa, sempre 0-0 fra Roma e Napoli. Crippa, Careca, non riesce ad evitare Massaro che gli fa carambolare la palla in fallo laterale, è sbagliata la rimessa in gioco di Tempestilli, preceduto Desideri, comunque sbagliato anche il rilancio dei napoletani. Oddi può servire all'indietro Tancredi, quindi Collovati che è andato vicino al gol del primo tempo con un colpo di testa forse deviato da una mano di Carnevale, l'arbitro in quella circostanza ha segnato il calcio d'angolo. Desideri, fermata la sua iniziativa, Renica effettua un rilancio non felicissimo perché pressato da un avversario, quindi manda in fallo laterale regalando la rimessa ai romanisti, c'è un fallo di Crippa su Desideri e c'è un altro fischio di Agnolin che segna un altro calcio di punizione in favore della Roma, c'è Desideri, c'è anche Giannini che tocca rapidamente per Nela, non si avvede Föller anticipato da Corradini, c'è forse un controllo un po' scorretto da parte di Careca e comunque solo può proseguire.
mette in movimento Carnevale, il cross di Carnevale, controlla Nela, ottimo intervento difensivo di Nela che poi effettua anche un prontissimo rilancio su Feller, alle prese con due avversari. Feller viene forse sbilanciato, l'arbitro giudica regolare il doppio intervento su Feller e fa proseguire il gioco. È Napoli che manovra con Fusi, quindi Crippa, Maradona, Careca, Ferrara, Careca, Collovati, buon anticipo, quindi Manfredonia, Policano, Manfredonia, Giannini, spazi stretti, scatto di Massaro che viene visto da Giannini e infatti Giannini appoggia proprio sull'ex milanista che ha di fronte a sé Carannante. Arriva anche Tempestilli, effettua un cross cambiando il gioco per Nela dalla parte opposta. Nela va al tiro cercando l'incrocio dei pali, troppo alta la sua conclusione dopo 9 minuti nel corso del secondo tempo. Tiro di Nela fuori, 0-0 fra Roma e Napoli. Ecco Giuliano Giuliani che è stato molto bravo nell'occasione più difficile della partita per lui sulla punizione di Policano. Giuliani ha potuto respingere d'istinto, era in volo dalla parte opposta quando si è accorto della giusta direzione del tiro. È stato bravissimo a controllarla. Giannini, serve ancora Policano, Ferrara lo precede. De Napoli, Maradona, Maradona attaccato da Policano, serve indietro per Giuliani, Renica, Carannante, Renica, servizio per Carnevale, ma non controlla bene Carnevale, può recuperare Tempestilli, Desideri, Giannini, da Giannini ancora Desideri, continua la combinazione fra i due, viene messo in movimento Tempestilli sull'out destro, Tempestilli va al cross in area dove c'è Feller insieme a Policano, prontissimo Crippa al limite della sua area di rigore, lancia Careca fermato da Collovati in maniera regolare, la palla controllata da Desideri affiancato da Giannini e da Massaro, è Giannini che controlla attaccato da Crippa, Massaro, Massaro non riesce la combinazione con Desideri, Maradona, ancora il capitano del Napoli, Careca, palla intercettata da Manfredonia, quindi Danela, Massaro, gira bene Massaro per Nela, un po' troppo lungo, Nela mantiene la palla in campo, è controllato da De Napoli, palla che finisce a fondo campo, l'arbitro ha segnato il calcio d'angolo in favore della Roma, il primo della ripresa, quarto in favore della Roma, quattro angoli della Roma, nessuno del Napoli. Desideri di testa fuori. A Verona intanto il Verona ha pareggiato anche qui su calcio di rigore di Baggio nel primo tempo, pareggio di Bortolazzi. Quindi rigore di Bortolazzi e punteggio Verona e Fiorentina 1-1. Intanto nella partita Pescara-Cesena con il Pescara che conduce per 1-0, l'arbitro Paparesta ha espulso due giocatori del Cesena, Calcaterra e Iosic, quindi ora il Cesena gioca a Pescara in 9. In Serie B a Brescia, Brescia 0, Cremonese 2. 12 minuti e 45 secondi, sempre 0-0 nella ripresa fra Roma e Napoli. Napoli batte un calcio di punizione,
C'è Maradona sulla palla, vediamo Carannante che è entrato in area di rigore insieme a Carnevale e a Careca. E anche Ferrara c'è in area di rigore col numero 2, lo vedete sul traversone di Maradona, colpo di testa di Manfredonia. Attende Crippa, gira, raccoglie agganciando Desideri, ma l'arbitro aveva fischiato un fuorigioco in cui era rimasto Careca e quindi c'è il calcio di punizione in favore della difesa della Roma. Manfredonia messo in movimento da Tancredi dopo che ha scambiato con gli altri compagni il calcio di punizione, è servito Roberto Policano. Giannini, Nela, il rilancio di Nela è per Feller, sul quale c'è sempre Corradini in questo secondo tempo. Si inserisce molto bene Desideri, entra nel rigore Desideri, superando gli avversari, mette al centro fra Giannini e Policano, arriva Feller e va al tiro deviato da Renica che fa schizzare la palla in calcio d'angolo. Bella incursione di Desideri, la cosa migliore del numero 8 romanista in questa partita, ha superato in progressione praticamente 4-5 avversari, ha messo un bel pallone al centro, ecco che viene battuto il quinto calcio d'angolo, fuori esce Maradona, Maradona controlla molto bene, cerca di far scattare il contropiede, viene impedito a Crippa, Crippa aveva beneficiato di un regola del vantaggio, non se n'è accorto, ecco vedete che c'è il fallo di Tempestilli, Crippa al vantaggio, l'arbitro lo fa proseguire e il gioco ancora è proseguito con un intervento di Feller su Renica. Intanto a Torino la Juventus è in vantaggio nel derby con un gol di Altobelli servito da Laudrup, un cross di Laudrup e ha messo in movimento Altobelli che ha così realizzato il suo primo gol nel suo primo derby torinese. Torino, Juventus 1, Torino 0. Si è rialzato Renica, si batte il calcio di punizione per il fallo di Feller su Renica, è un'azione piuttosto confusa, nata da una decisione di Agnolin di concedere a Crippa una norma del vantaggio in una situazione abbastanza problematica. In effetti non è tanto Crippa che non si è accorto della decisione dell'arbitro quanto un po' la anormalità di questo tipo di decisione nella circostanza. Siamo giunti al 15° minuto e 45 della ripresa, sempre 0-0 fra Roma e Napoli. Vediamo Feller, mentre il Milan con Gullit ha colpito un calcio di punizione, ha colpito un palo sul calcio di punizione. Oddi, Collovati, ancora Tempestilli. Massaro fermato in fallo laterale da Crippa, la rimessa in gioco verso Giannini, ancora per far scattare Massaro, troppo lungo il passaggio di ritorno, non si chiude il triangolo, l'azione che si esaurisce in fallo laterale per la rimessa in gioco del Napoli. Crippa a Giuliani. Sempre prudenti le due squadre. Osa un tantino di più la Roma, in effetti la Roma che ha costruito un maggior numero di azioni pericolose nella metà campo avversaria, ma nessuna delle due rinuncia alla prudenza, rinuncia a una valida e solida copertura indietro. Renica aggancia Maradona, mette in movimento Carnevale, ma era in fuorigioco Carnevale, sul quale era uscito comunque il portiere Tancredi, ma il gioco era già fermo, c'era stato il fischio di Agnolin, vedete la punizione battuta dallo stesso Tancredi verso Massaro. Giannini servito da Massaro, si libera molto bene dall'avversario Giannini, non filtra però il suo passaggio, ben appostato ancora Maradona sul quale c'è quasi sempre Manfredonia. Un raddoppio di marcatura, Tempestilli ferma Maradona in fallo laterale. Maradona
per Carnevale. Maradona ancora, spinge Tempestilli nel contrasto con Maradona e c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Batte Maradona il calcio di punizione sulla barriera. Föller ha colpito di testa, poi viene in avanti bene Massaro in combinazione con Giannini a far proseguire Föller, anticipato però da Fusi. Ferrara, palla che carambola anche su Agnolin e poi viene arpionata da Policano, attenta all'affondo Policano, fa proseguire anche Massaro in velocità, Massaro cerca di entrare in area di rigore, effetto il cross a rientrare verso Föller, si gira Föller, non riesce a trovare poi lo spazio per il tiro, il tedesco che non ha saputo controllare la palla fra destro e sinistro e gli è sfumata, quindi una buona opportunità. Replica prontamente il Napoli con Careca, fuori gioco di Carnevale ancora. Fuori gioco segnalato dal collaboratore dell'arbitro che ha bloccato questa azione di attacco del Napoli in contropiede dopo una pericolosa iniziativa della Roma, nata anche qui in contropiede da fra Policano e Massaro. Ancora Policano, difende la palla, serve dietro Desideri, viene fermato da Careca, poi c'è un fallo di Careca su Policano. Ancora a terra Policano. Si è leggermente infortunato Careca. Rivediamo l'azione. Careca si scontra con Desideri, poi va addosso a Policano. Infatti l'arbitro ha segnato il calcio di punizione in favore della Roma per il secondo intervento di Careca su Policano. La Roma che ha in panchina il secondo portiere Peruzzi, Ferrario, Andrade, Conti e Rezzitelli, mentre Napoli ha già fatto entrare Carannante al posto di Francini. Battuta la punizione, Desideri intercetta e rinvia Renica, riprende però Manfredonia, Collovati, Oddi, Tempestilli. Corradini, che sta giocando contro Föller in questo secondo tempo. Föller è piuttosto intraprendente, anche se finora non è mai riuscito ad amministrare nella maniera migliore le palle giocabili che ha avuto, soprattutto in area di rigore. C'è un fallo, un calcio di punizione in favore del Napoli per un fallo su Crippa. Vediamo Renica che sta per battere la punizione. 21 minuti e 17 secondi nel corso della ripresa. Batte Renica, colpo di testa di Carnevale, dietro c'è Manfredonia però, quindi ecco Desideri dopo l'intervento di Giannini. Il pallone di Desideri viene controllato da Ferrara che lo fa uscire in fallo laterale, la rimessa in gioco verso De Napoli, quindi Nela in Serie B a Barletta, Barletta 0 Parma 2. Vediamo Policano, fermato irregolarmente Policano, mentre a Piacenza raddoppio sempre di Iorio, due gol di Iorio, Piacenza 2 Padova 0. Poi il Padova ha accorciato le distanze, situazione ora Piacenza 2 Padova 1 su autorete di Gorzia. Regina 1 Messina 0 nel derby dello Stretto. C'è un calcio di punizione in favore della Roma. Il Genoa è tornato in vantaggio ancora con Quaggiotto sul calcio di rigore.
E per Desideri la palla servita male da Giannini, sciupata questa punizione, battuta molto male. Dunque in Serie B, Genoa 2, Empoli 1, ha segnato Quaggiotto, che aveva realizzato anche il primo gol. Questo secondo gol di Quaggiotto sul calcio di rigore. 23 minuti e 15 secondi. Intanto al 14° della ripresa, lo Spezia in vantaggio ad Arezzo nella partita di Serie C inserita nella schedina del Totocalcio italiano. Dunque situazione Arezzo 0, Spezia 1. 23 minuti e 38 secondi all'Olimpico nel secondo tempo, 0-0 fra Roma e Napoli. Careca, De Napoli, Carnevale, De Napoli, va al cross, controlla però tranquillamente Massaro, affiancato da Tempestilli, cerca di andar via Massaro, viene fermato irregolarmente da Crippa che lo spinge alle spalle. Agnolin assegna il calcio di punizione in favore della Roma. Giannini, Tempestilli, intanto risultato importante a Lecce, Inter in vantaggio con un gol di Diaz. I leccesi e Maradona aspettavano gli argentini del Lecce, cioè Barbas e Pasculli, invece ha segnato l'argentino dell'Inter, cioè Diaz. Lecce 0, Inter 1. C'è un fallo di Desideri su Carnevale e c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Renica che sta per battere il calcio di punizione. Colpo di testa di Oddi, quindi Massaro va via con Tempestilli, era stato Tempestilli a colpire di testa e va via proprio Tempestilli, Massaro è controllato da Crippa. Giannini cerca la triangolazione con Massaro, troppo in profondità. Può recuperare Carannante, Giuliani, Renica, ancora Giuliani. Colpisce di testa Manfredonia, quindi indietro Desideri a Collovati. Tempestilli, Massaro, Tempestilli, Oddi, rilancio di Oddi è controllato da Desideri, Desideri poi vince un tackle, Föller, Nela per Desideri, ancora Desideri ha un rimpallo favorevole nel primo tackle e sfavorevole nel secondo. Quindi Carnevale, colpo di testa di Manfredonia, arriva Policano che viene preceduto però da Careca, combinazione Maradona-Careca, su Careca interviene regolarmente Massaro, ma Careca resta in possesso della palla, quindi Maradona attaccato da Manfredonia che spinge l'avversario, calcio di punizione in favore del Napoli. Renica, De Napoli, Corradini, Ferrara, anticipo di Nela che precede Maradona ma manda in fallo laterale, rimessa in gioco del Napoli. Ecco Ciro Ferrara che effettua il rilancio verso Maradona, buon cross di Maradona, il colpo di testa di Careca per Crippa, ancora un passaggio a rientrare, Carnevale colpisce di testa. Poi reclama, la palla era stata respinta
con le gambe e Carnevale aveva reclamato un calcio di rigore. Tutti ridono alla richiesta di Carnevale, gli stessi compagni del Napoli, e comunque il gioco è stato fermato e l'arbitro assegna un calcio di punizione in favore della difesa della Roma. Nela, Tempestilli, Collovati, c'era un fuorigioco e c'è un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Corradini, De Napoli, Carannante, Giuliani, Carannante. Oddi precede Careca, poi c'è un rinvio di Tempestilli, raccoglie però ora De Napoli, Maradona. Bella triangolazione per liberare nuovamente Maradona che fa proseguire Crippa, cross di Crippa su Nela, arriva anche Ferrara, rimette al centro e poi esce Tancredi davanti a Careca e Carnevale che si erano proiettati in avanti. Ecco Carnevale che sta rialzandosi, sorrisetti abbastanza ironici da parte di Carnevale. Nela da Giannini a Policano e c'è ancora un intervento scorretto su Policano. Intanto a Bergamo il Como ha pareggiato con Simone, Atalanta 1, Como 1, il gol di Simone. Si gioca da 30 minuti e 32 secondi la ripresa all'Olimpico, Policano tenta direttamente con questo suo violento calcio di punizione nettamente fuori dello specchio della porta. La punizione di Policano dopo 30 minuti e 45 secondi, 0-0 nella ripresa fra Roma e Napoli. Il rinvio di Giuliani, atteso da Manfredonia, Ferrara, Crippa. Il Verona è passato in vantaggio ancora con un rigore di Bortolazzi. Tre rigori stanno caratterizzando. Intanto ecco Carnevale, Carnevale in area, non riesce a effettuare il cross. Intanto a Genoa l'Empoli ha pareggiato di nuovo, forse con Baiano. Genoa e Empoli 2-2. Dunque a Verona, Verona 2, Fiorentina 1, rigore di Baggio per la Fiorentina nel primo tempo, due rigori di Bortolazzi per il Verona nella ripresa. Intanto il Napoli batte il suo primo calcio d'angolo, 5-1 il conto dei corner finora. Questo è il primo angolo della partita in favore del Napoli. Giannini sul primo palo, Renica si è portato in avanti e Maradona che è andato alla bandierina per battere l'angolo. Ecco intanto due raddoppi, il Pescara ha raddoppiato sul Cesena con Pagano 2-0, ma quello più importante a Lecce l'Inter ha raddoppiato con Breme che rientrava, quindi Lecce 0, Inter 2. Giannini, Collovati, 32 minuti e 25 secondi nella ripresa 0-0 all'Olimpico fra Roma e Napoli. Manfredonia, Nela, ancora verso Manfredonia, Giannini per Tempestilli, l'affondo dell'ex difensore Comasco che cerca di andare al cross
Policano preceduto di testa da Ferrara con la palla che finisce comunque in fallo laterale, rimessa in gioco dello stesso Policano. Lunga in aria, Giannini cerca di deviare al centro dove non c'era comunque nessuno. Massaro, Renica, va al rinvio un po' sporco Ferrara, ne approfitta Desideri per tornare, anzi Massaro per tornare in possesso della palla, supera De Napoli, Massaro va in aria, sta per effettuare un traversone, un rimpallo lo sfavorisce e Maradona può rinviare. È sbagliato questo ritocco, Desideri va al tiro, ribattuto da Renica, avanza anche Manfredonia, fa avanzare anche Nela, momento abbastanza confuso, Policano non trova lo spazio per il tiro, la palla schizza ugualmente nella zona di Nela che va al cross, fuori area, però arriva ancora Manfredonia, Collovati, Massaro, Tempestilli, in serie C e B, terzo gol del Piacenza che conduce per 3-1. Va via Tempestilli, ma viene controllato molto bene da Carannante, anzi da Carnevale, e poi Carnevale rilancia il fallo laterale. Dunque Piacenza 3, Padova 1. Massaro fermato fra due avversari dove ha superato Maradona. Maradona poi mette in movimento ancora Carannante, tentativo di contropiede del Napoli. Servito De Napoli, fermato da Collovati in maniera irregolare che serve però a bloccare l'azione prima che Napoli possa impostare un tentativo di contropiede. Rivediamo l'episodio del fallo di Collovati su Nando De Napoli. Calcio di punizione in favore del Napoli, 34 minuti e 40 secondi nella ripresa con il punteggio di 0-0 fra Roma e Napoli. E ancora a terra De Napoli mentre si deve riprendere il gioco con un calcio di punizione in favore della squadra partenopea. Ecco la panchina del Napoli con Bianchi, gli altri giocatori che non sono entrati, Filardi, secondo portiere Di Fusco. Ha segnato ancora l'Inter con Berti, l'Inter sta travolgendo il Lecce. Intanto vediamo la punizione del Napoli, Maradona, colpo di testa di Tempestilli, di Oddi, raccoglie Maradona al limite, cerca di far partire il suo sinistro, è bene appostato Policano, ha la palla sul destro, riesce ugualmente a controllarla, se la porta avanti con il sinistro che è il suo piede preferito, quindi vede in profondità Massaro, lo serve molto bene, va a terra Massaro, l'arbitro fa proseguire il gioco. Protestano i romanisti, protesta anche il pubblico, anche nel primo tempo i giocatori della Roma avevano reclamato in un paio di occasioni la concessione di un calcio di rigore che l'arbitro non ha mai ritenuto di dover assegnare. Va via Nela, Giannini, intervento di Carannante su Massaro. Tanto vi dicevo, l'Inter ha segnato il terzo gol con Berti. Diaz, Breme e Berti, gli autori dei tre gol dell'Inter. Salvatori della Fiorentina e Soldà del Verona sono stati espulsi nella partita fra Verona e Fiorentina condotta dal Verona per 2-1. Avanza Ferrara, la palla è raccolta però da Policano che cerca di aggirare Maradona, ci riesce, Maradona lo mette a terra. Calcio di punizione in favore della Roma, ecco il fallo di Maradona che era stato aggirato da Policano e che quindi ha fermato irregolarmente il romanista, che non è molto elegante però ha alcune azioni, soprattutto in progressione, che diventano irresistibili. Proprio da un paio di iniziative di Policano sono nate le cose migliori e le occasioni più grosse della Roma, che adesso batte questa rimessa laterale verso Feller. Feller non riesce a controllare la palla e gli finisce fuori, rimessa dal fondo per la difesa del Napoli.
37 minuti e 50 secondi della ripresa, sempre 0-0 fra Roma e Napoli. Intanto a Pisa ha pareggiato la Lazio con un autogol del portiere Grudina che su tiro dell'ex muro si è fatto sfuggire la palla che gli è finita in porta. Il Napoli ha sostituito Careca con Filardi. Ecco il colpo di testa di Manfredonia. Terzo gol del Pescara con un rigore ancora di Gasperini. Pescara 3, Cesena 0. Ecco Ferrara. Ancora è servito Ferrara. Ferrara fermato da Policano, quindi viene ora servito Tempestilli, Massaro, Giannini, Policano. Föller ha girato a tre avversari, è anche un po' stanco il tedesco, non ha più lo spunto brillante del primo tempo. Manfredoni e Maradona fermato da Tempestilli, alle sue spalle c'è Crippa. Il lancio di Crippa è troppo in profondità, non c'è nessuno del Napoli che possa proseguire l'azione. Oddi quindi imposta nuovamente per Nela. Nela lancia lungo verso Föller, fermato fra Renica e Corradini in fallo laterale. La rimessa in gioco è di Giannini. Nela. Nessuna collaborazione, Nela viene fermato poi da un intervento di Carannante. Renica. Carnevale. Fermato da Nela. Nela poi resiste a un primo intervento di Carnevale che poi prosegue, commette fallo e l'arbitro Agnolin segna il calcio di punizione in favore della Roma, già battuto verso Massaro, ma deve essere ripetuta la punizione. Ecco, viene battuta Giannini per Tempestilli, sul quale c'è Filardi. Tempestilli cerca di evitarlo, c'è il raddoppio di marcatura da parte di Crippa, quindi Desideri, Collovati, Nela. Massaro, Policano, Maradona, Carannante. Un lancio per Crippa, controllato da Oddi. Collovati. Desideri, Giannini. È finale a Pisa, dunque Pisa e Lazio 1-1. Il tiro dell'autogol di Grudina è dell'uruguaiano Ruben Sosa. Pisa e Lazio 1-1. Giannini. Massaro, Tempestilli va al cross, colpo di testa e gol di Föller! Gol di Föller al 42esimo minuto del secondo tempo. Un colpo di testa del tedesco sul cross da destra porta in vantaggio la Roma al 42esimo. Rivediamo l'azione. Ecco Tempestilli che scende sulla destra, va al cross, salta bene Föller dopo che era saltato Corradini fuori tempo. La palla va diretta all'angolino alla sinistra del portiere Giuliani. Al 42esimo dunque Roma in vantaggio con un gol di Rudi Föller di testa. Roma 1, Napoli 0. F-
finale a Genova, Genoa e Empoli 2-2. Comunque Genoa sempre capolista nel campionato di Serie B. Ancona 1, Licana di Cata 0, Barletta 0, Parma 3. Rivediamo intanto il gol di Fello sul cross di Tempestilli. Intanto attenzione a Cosenza, Cosenza 0, Bari 1, ha segnato Monelli. Finale a Milano, Milan e Sampdoria 0-0. Finale a Brescia, Brescia 0, Cremonese 2. Finale Udinese Monza 0-0. A Taranto la situazione era Taranto 0, Sambredettese 2. Ecco, 43esimo minuto e 55 secondi della ripresa, Roma in vantaggio per 1-0 sul Napoli. Vediamo Nela, Giannini, Nela, Renica, ecco Maradona, fermato da Collovati. Finale a Torino, Juventus batte Torino 1-0. Quarantaquattro minuti e 28 secondi. Tancredi ritarda il rinvio. Finale a Verona, Verona batte Fiorentina 2-1. Finale a Bologna, Bologna batte Ascoli 1-0. Pescara batte Cesena 3-0. C'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Ferrara, Corradini. Finale Inter batte Lecce 3-0. Intervento di Tempestilli, che è stato l'autore del cross che ha consentito a Föller di segnare. Massaro va a sua volta al cross, ribattuto, e arriva innocuo nella zona del portiere Giuliani. Ferrara, Maradona, sul quale c'è Manfredonia, il rinvio di Maradona, il rilancio di Maradona verso Carnevale, che va a terra nello slancio cercando di superare, era Rennica che va a terra cercando di superare Desideri. L'arbitro assegna un calcio di punizione in favore della difesa della Roma. 45 minuti e 45 secondi. Rivediamo questo episodio. Battuta la punizione, Giannini verso Manfredonia, va fuori, rilancio di De Napoli, ma è l'ultimo episodio. All'Olimpico la Roma ha battuto il Napoli per 1-0 con un gol di Rudi Völler al 42esimo. È stata giusta la profezia di Lidl, che aveva appunto preannunciato l'ultimo gol dell'88 per fermare la rincorsa del Napoli. Nella giornata in cui l'Inter è andata a vincere per 3-0 a Lecce, quindi l'88 si chiude con il campionato sotto il segno dell'Inter. Inter che guida con 20 punti. Al secondo posto è ancora il Napoli, ma fermato a quota 17. Poi a quota 15 ci sono la Sampdoria, che ha pareggiato a San Siro col Milan, la Roma che ha battuto il Napoli e la Juventus che ha battuto il Torino nel derby. Poi a quota 14 troviamo l'Atalanta, fermata in casa dal Como per 1-1. Quindi successivamente in classifica troviamo a quota 12 il Milan con 10 punti, ci sono la Fiorentina, la Lazio, il Pescara. A quota 9 si è portato il Verona.